Siamo in compagnia del presidente dell'Arezzo, Guglielmo Manzo. Ci sono importanti novità dal punto di vista strutturale. L'Arezzo ha preso in gestione per 10 anni il campo di Rigutino. Ecco, un passo in avanti molto importante. Beh, assolutamente sì, erano mesi che col Comune dialogavamo per questa assegnazione, finalmente siamo riusciti ad avere l'assegnazione. Adesso nascerà la nuova Academy dell'Arezzo Calcio, che permetterà alla prima squadra di potersi allenare a Rigutino, più alcune squadre del settore giovanile verranno trasferite su Rigutino, e quindi faremo una struttura che permetterà di poter evitare i famosi viaggi che dicevo l'altra volta, avanti e indietro fino alle caselle. Quindi ampliamo i nostri centri sportivi e permetteremo alla città di avere più disponibilità per poter far giocare i ragazzi. Stiamo parlando di un investimento molto importante, 60.000 euro, che faranno fare anche dal punto di vista tecnico un passo in avanti all'Arezzo. Beh, assolutamente sì, l'Arezzo già ha investito e sta investendo molto sia sulle caselle e una parte sullo stadio. Lì investiremo 60.000 euro per riqualificare tutta l'area, e oltretutto c'è anche da considerare che è un'area particolarmente popolosa dell'Aretino, quindi ci teniamo in maniera particolare. Sta a 2 passi dal nostro hotel, che ci permetterà anche di semplificare le operazioni della prima squadra, e sono convinto che avremo una bella risposta quando faremo gli open day a giugno per reclutare più possibili ragazzi d'Arezzo. C'è da vincere questo campionato, mi raccomando. E questo tanto da me non lo sentirà mai dire, quindi comunque la cosa è certa, tutti ci auguriamo nell'anno del centenario di riuscire a fare questo salto benedetto che ci sta martoriando ormai da 2 anni, però siamo sulla strada giusta e abbiamo gli uomini giusti al comando per poterlo fare. Ecco, l'ultima domanda gliela faccio su questo stadio: c'è un po' un sogno nel cassetto che lei ha tirato fuori in diverse circostanze, insomma un giorno potrebbe diventare di proprietà dell'Arezzo e diventare uno stadio nuovo. Beh, noi l'abbiamo dimostrato, siamo venuti ad Arezzo per cercare di fare un progetto estremamente serio. Come tutti i progetti, che parti da zero hai degli intoppi e inevitabilmente poi devi risanare e partire. Abbiamo sanato un club adesso è uno dei club più sani del panorama calcistico italiano, e sicuramente lo stadio è fondamentale per un club, dove uno stadio deve diventare un'aggregazione, dove si può portare le famiglie non soltanto a vedere la partita ma a fare tutta una serie di attività. Ne abbiamo già parlato con il Comune, con l'assessore Scavecchi, abbiamo fatto una bella riunione aperta, abbiamo dimostrato, spiegato a lui cosa ci piacerebbe fare. Ovviamente tra dire e fare c'è di mezzo il mare, e vedremo cosa riusciremo a portare a casa, ma il sogno c'è, e probabilmente col tempo riusciremo a realizzarlo.